Con Garage & Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Oggi con Garage & Roll andremo a Carpineto Romano, borgo laziale di origine medievale che si trova nel cuore dei Monti Lepini, tra la capitale, Frosinone e Latina. Andremo a trovare i Nuari, una band dal suono potente e viscerale. Il loro universo è fatto di ritmiche calzanti, chitarre taglienti e linee vocali ruvide e trascinanti. Nella loro musica potete trovare le sonorità abrasive del punk, ma anche quelle più smussate e melodiche della New Wave. Si dice che il punk sia morto, per noi finché ci saranno ragazzi che prenderanno in mano gli strumenti, si chiuderanno in un garage e urleranno la loro rabbia al microfono, allora ci sarà punk. Il punk ha fatto della musica un mezzo di provocazione, ribellione e rottura degli schemi. Non fu solo musica, fu uno stile, un movimento che mise in discussione l'approccio sociale, culturale e artistico della musica rock, facendo della spontaneità il suo punto di forza. Il punk è attitudine, come i Nuari dimostrano. La loro musica prende ispirazione da quel punk che dal 76 al 79 rivoluzionò e scardinò le regole della musica, con gruppi come Sex Pistols, Ramones e Cramps. Ma anche dal suo sottogenere l'hardcore punk, un punk un po' più estremo, con gli Husker Du e Smashing Pumpkins, o dal noise rock degli Sonic Youth. Sebbene la stagione del punk fu una fiammata breve, il suo lascito fu duraturo e diede vita ad altri generi che aleggiano nella musica dei Nuari, come la New Wave, figlia dell'etica punk, con gruppi come Joy Division, The Sound, Television, Cure, Wire e Talking Heads, e in Italia con Litfiba, Diaframma e CCCP, per arrivare a gruppi come Placebo e Interpol, che hanno saputo, come i Nuari, semplificare e trasformare suoni ed influenze in un unico ibrido. Li vogliamo conoscere? Andiamo ad incontrarli! Ciao, permesso. Buonasera. Buonasera, ciao. Lara di Garage & Roll. Piacere. Buonasera. Valerio, piacere. Piacere. Valerio, piacere. Piacere. Ma qua si sta un po' più caldi, oggi fa un freddo a Carpineto Romano. Eccoci qua. Beh, grazie di averci ospitato nella vostra tana creativa, ragazzi. Prego, prego. Grazie a voi. Andiamo. Allora, io faccio strada a voi. La nostra mi faccio io la da Cicerone oggi. 4-5 anni. 4-5 anni che proviamo qui dentro. Ah, guardate. Ma cioè, finalmente vediamo i famosi cartoni delle uova di cui tutti parlano, insomma. Siccome si insonorizza una sala prove, eccetera, insomma, spiegateci. Non so quanti cartoni delle uova legati uno con l'altro con un... spaghettino di non so sono che scenografici di spago, sì, uno sì, spago, uno spaghetto. Proprio uno sì, spago sì. E messi a mo' di tenda, va bene. No, fateci allora niente, ascoltiamo qualcosa tratto dall'ultimo, dal vostro album, sì, va bene, che si chiama Nuari. No, sì, si chiama omonimo Nuari. Che canzoni sentiamo? Funeral Shroud, You're Right, Choose Love. Perfetto, allora buon ascolto. Amici di Garage & Roll, eccoci per una nuova entusiasmante puntata con i Nuari Band. Anche quest'oggi siamo usciti dal raccordo perché con Garage & Roll ci piace andare a scovare nuove sonorità e nuovi talenti emergenti. Abbiamo sentito veramente tanta energia quest'oggi e allora ci prepariamo un bel quando caffè. Quando c'è da fare del rock qua non si scherza con questi ragazzi, dopo lo potrete sentire insomma durante okay. la puntata. Adesso c'è una lunga, un lungo interrogatorio. Allora, intanto qua. Siamo con, lui. Si presentano i ragazzi, i Nuari. Valerio, bassista. Mirko, batterista. Daniele, cantante e chitarrista. Bogdan, chitar. Toglieteci una curiosità, Nuari è una parola inventata o ha un significato? È una parola composta del nostro dialetto. Addirittura.
Composta. Una parola in dialetto carpinetano. Significa dialetto carpinetano. Noi altri. Composta perché c'è noi che è noi il soggetto, noi e Ari che è altri. Per questo abbiamo fatto questa chiusura così con le gambe per proprio. Non possiamo nuare. Siamo nuari. Che a Roma è noare. Empatia. I band che sanno usare ultimamente non ce ne sono proprio tantissime ultimamente. Ecco, voi fate un genere ibrido tra new wave, tra punk, no? E mi chiedo appunto da dove vengono queste sonorità, la scelta di queste sonorità e quali sono le vostre influenze. Anni 90 riguardo il grunge, quel punk fino agli anni 90 che è tipo emo punk, se si può chiamare così. E anche quello 77, il punk 77 classicone tra i Clash. Era Monster. Non c'è stata una vera e propria ricerca del sound. È stato trovarsi in saletta all'inizio di lui e cercare di fare qualcosa. La chitarra è quella, il pedale è quello, sono roba molto rucchia, il sonoro esce rucchio. Però l'influenza rucchia, però è dialettale. Quindi traduciamolo. Rozza, grezza. Rozza mi piace. Non l'avevo capito. Non si dice spontanea, si dice così come dicono loro. Rucchio, rucchio. Rucchio, rucchissimo. Da una band che fa un genere come il vostro, appunto, poi non è solo punk, però diciamo che lo spirito potrebbe essere un lo po' punk. Diciamo punk, lo spirito, sì, no, non nel tradizionale termine. No. Sì. I valori del punk sono ancora attuali o forse ha assunto un altro significato il punk al giorno d'oggi? Ma secondo me il punk non ha mai avuto così grandi valori, diciamo, cioè, quindi muore già di per sé. Cioè proprio il punk è la morte dei valori, insomma, musicalmente parlando. O perlomeno c'è quel valore... il valore sta proprio a non aver valore. Ok, esatto. Diciamo. Tu sì. Vuoi aggiungere qualche altra cosa? Che il punk è morto, di fatto. Il punk muore coi noiri. Quando magari. Coi noiri muore il punk. Noi quando suoniamo il punk, siamo punk, ma il punk non c'è. Una delle caratteristiche della vostra musica è un po' la semplificazione anche a livello musicale, anche nei testi è così. Per quanto riguarda l'inglese, i testi vengono semplici, alla Ramones proprio quattro frasi spontaneo, ripetute quasi e così. Proprio per l'italiano un po' di più ci lavoro, cioè ci tengo un po'. Già c'è un po' di lavoro sotto rispetto a quelli fatti in inglese. Che sono più ricerca, che accompagnano la musica. La ricerca dialettica fa lui, cioè sceglie alcune parole particolari, cioè ci lavora parecchio sui testi in italiano. Parole pure che suonano meglio, insomma. Certo, suonano, che si incastrano la musica, certo, questo sicuramente. Però rimane l'italiano ovviamente è sempre più difficile, cioè, incastrare le parole rispetto all'inglese che è più arrotondato e più smussato. Poi ciò che sembra semplice nasconde sempre qualcosa di complesso, cioè semplice. Non è male. Ma a volte succede proprio questo, che magari uno fa dei testi, lo legge in maniera artistica, legge la terza persona che fa, ammazza il testo, ma questo tu volevi dire quello è soggettivo, poi è chi interpreta, esatto, è chi interpreta. Vuol dire fare ancora prodotti artistici che lasciano più significato. L'interpretazione a chi l'ascolta, come esatto, sì. Esatto. È così. Che musica ascoltate oggi e come vivete il panorama, non so, rock alternativo di questi tempi? Ascolti, cioè siete nostalgici negli ascolti o c'è qualche io cosa? Sì, io sei nostalgico? Lui sì. No, puoi dirlo, non è un peccato. Sono nostalgico della buona musica perché oggi come oggi, insomma, pochi gruppi mi appassionano. Qual è la tua appassiona buona musica? Da qualche spunto. I Ramones. Vedi? Mi piace, ragazzi. Sei stato promosso. Livello all'altro, lo vedo. Invece... Poi ovviamente vabbè, lo stile che facciamo è più legato ai vecchi gusti, vecchie sonorità, proprio quegli anni 90 che dicevo prima, che vanno dal grunge, ma pure il noise rock che prima non ho detto, noise rock tipo dei Sonic Youth, esatto, influenze.
mettete così qua a Carpineto, ma loro sono reduci da un tour tra Ucraina e Russia, no? Che li ha visti i protagonisti. Vi va di raccontarci di questa esperienza e soprattutto, ecco, come ha reagito il pubblico russo e ucraino? Cioè, qualcosa di differente rispetto a noi italiani? Sì, sì, trasmettono un'energia diversa, coinvolgimento durante il concerto, e ballano. Una spontaneità come pubblico, esatto, che magari spesso manca da ste parti. Poi magari gente d'apprezza, però sta più lì a... sulle sue. Invece Russia comunica, lo fanno vedere. La russa. Sì, un ottimo passivo. Sicuramente è un stand, quello dei Noari, molto internazionale. Magari la domanda mi verrebbe da dire: è brutto se all'estero sia più successo, riconoscenza, apprezzamento che nel proprio paese? Diciamo che uno un po' se l'aspetta che questo genere attualmente in Italia ha un riscontro minore rispetto all'estero. Ci farebbe anche piacere che qui in Italia, insomma, sì, ci fossero gli stessi riscontri positivi, è ovvio, insomma, giochi a casa, quindi te l'aspetti un po'. Ecco, parlando invece di terra vostra, voi siete stati tra i protagonisti, poi questo non so se ho letto bene, o però avete partecipato al Busker Festival qua di Carpineto Romano, che si tiene ogni anno ed è uno dei festival più antichi d'Italia dopo Ferrara. Per chi non sapesse, è il festival di artisti di strada, insomma. Volevo chiedervi appunto se la città si trasforma e soprattutto questa cosa, ho visto che avete suonato in acustico. Amici, come intuirete dal fumo della moca, è uscito il nostro mitico caffè di Garage Roll. Adesso ci facciamo assaggiare. Tra l'altro abbiamo una novità di un caffè laziale che ci ha regalato questo mitico banchetto, e salutiamo il caffè biondo. E adesso ve lo verso e ce l'assaggiamo tutti. Ok, insieme. Ok. Va bene. No, quindi la città come si trasforma un po'? Viene gente? Sì, tutti gli angoli del centro storico diventano una nicchietta per le varie esibizioni di musicisti e artisti di strada. Ah. Quindi in realtà non è proprio una dimensione che ci calza, perché non siamo dei buskers, però abbiamo anche suonato uno o due anni prima in versione elettrica. Ah. E sì, il paese cambia, c'è un sacco di gente che gira. Già è un periodo estivo che si fa, quindi già di per sé c'è molta più gente rispetto l'inverno, che penso come ogni altro paese, insomma, un po' più morto. I carpinetani rispondono molto bene a queste cose. Sono aperti alle nuove. Sì, per fortuna sì. Invece con le altre band, cioè, come conoscete altri ragazzi? Cioè, che si sente qua? Che si suona in queste zone? Ci sono gruppi come poi ci sono voi? Nostri amici con i quali abbiamo fatto diverse serate. Ah, Trickstar, come si dice? Perché almeno qualcuno lo può cercare. Trickstar. Il cui chitarrista suonava con Daniele nella sua prima band punk, quindi sono piaciuto. C'era anche lui. Quindi ci passo il caffè. Sì, sì. Grazie. Lo zucchero, ecco, con la paletta. Grazie. Chi lo vuole. Okay. Vabbè, lascio qua. Sì, vai, sì, vai. Fate voi. Sì. No, invece raccontateci un po' di come vi siete incontrati, di come è nato, quando è nato tutto. Il gruppo nasce con me. E con Mirko, il batterista, okay, che inizialmente eravamo ovviamente un duo. Io stavo al basso distorto, bello cattivo, sul genere tipo un po' alla Melvins. Era bello aggressivo, sì. Per quello hai scelto lui. Poi alla fine, vabbè, sono chitarrista, quindi sono ripassato direttamente alla chitarra. Passando alla chitarra, rimanendo sempre un duo, si sente che mancano i bassi, manca un po' di ciccia. Cioè, i pezzi tutto, funzionavano, quindi che filavano i pezzi, però sì. Quindi alla fine abbiamo avuto bisogno di un bassista, abbiamo provato diversi bassisti, tra quali lui. E solo ultimamente, dopo anni di storia che esistiamo. Che dovete abbassare l'età media, allora, esatto, dalla primavera un giovane. Che ti senti di aver dato? Che mi sento aver dato? Ma proprio al responsabile. Amore, tanto amore. Tanto amore. No, un po' di durezza on più live, penso. Sì, sì. È una questione dove un'altra chitarra riempie, insomma. Non che gli mancasse prima, io prima adesso. Però di Noari ero grande fan di Noari. Prima che uscivo al CD mi dettero le tracce ancora senza master tutti i giorni. Sì. È riuscito con tre prove a imparare otto brani e con un mese e mezzo di prove due abbiamo fatto un concerto a Roma a Locanda d'Agni. Da quello, quindi, solo la passione, tanto impegno, sì, riesce a tanto impegno, bravo ragazzo.
carino, ragazzi. Vabbè, guardateci un aneddoto, dai, almeno di questo viaggio in Russia, se c'è qualcosa che prego. Volete non mi è una vostra scelta. Ce l'hai pronto, vai, ce l'hai pronto. Ce l'ho pronto. Non lo so. No. Non lo so, aneddoto russo simpatico. Se vi va, se simpatico è quella volta che abbiamo suonato, forse proprio a Mosca stavamo. Che c'era una ragazza, si presenta a noi e ci dà un regalo, un pacco regalo. Cioè, tu la conosci, no? Tu la conosci? Mai visto, chi è stata così? Non so, sai, lei è tutta sorridente, cioè, tutta contenta di vederci, così. Ci fa, vabbè, noi scartiamo sto regalo, guardiamo dentro, c'erano dei cioccolatini con le facce nostre stampate. Cioè, ovviamente, vabbè, stavamo sdraiati giù per terra, ride perché. Però, ovviamente, contenti, insomma, sì, del regalo. Sì, sì. Voi vi state preparando, insomma, il secondo album, questa balla in pentola? Secondo album ancora no, perché questo, il primo album è uscito ad aprile, è poco che è uscito effettivamente. È poco che è uscito, quindi bisogna battere un attimo il ferro. Stiamo lavorando a un videoclip per il puro gusto di farlo, perché di solito si fa il singolo prima che esca. Però non tutte strategie di marketing che noi non c'entriamo niente, che noi rispettiamo una per una. E quindi contromoda di pezzi nuovi ne abbiamo scritti 3-4 rispetto a quelli che stanno nell'album. E riarrangiato qualcosa di vecchio, ma riarrangiato parecchio, cioè cambiato totalmente il brano. Quindi qualcosina in pentola, c'è, cioè qualcosa di nuovo, sì. Suonano così working tanto progress, che non hanno tanto tempo, perché ogni sera, cioè, io vedo suonate sempre tempestiamo i locali di mail, cioè, quindi li vedrete prima poi, anche la nostra agenzia Fulvio, ecco, ho pensato di aprire, ma soprattutto ecco, il nostro stalker. Sì. Tante mail, tanti locali, stalker ufficiale di stalker ogni locale ufficiale. Sì. Però loro più che recensioni, più che appunto articoli eccetera, cercano il contatto con il pubblico, perché ci sono band che insomma stanno dietro invece a quanto parlano di me, a quanto articoli sono usciti, quanto invece voi, sì, ecco, no, cercate, sì, io proprio, noto questo, non so, proprio Filippo, il ragazzo che ci ha registrato il disco, ci ha detto che noi facciamo proprio il contrario, esatto, di quello che fanno tutte le band. Bravo. Di solito tutte le band hanno già le grafiche pronte quando stanno registrando il disco, già le magliette stampate, già il videoclip pronto. Mentre voi siete proprio dei ragazzi a cui piace suonare. Mentre questa è una cosa che premia, secondo me, a lungo andare. Ma perché questa è un'attitudine punk. Esatto, perché tu a noi a Garage Roll dicono: no, i video devono essere di 2-3 minuti, non li guarda nessuno. Invece non è vero, perché guardano. Oppure adesso va la trap, i video vanno fatti in cameretta. No, noi vogliamo andare nel box della sala prova e li facciamo. Secondo me a volte si deve fare tutto il contrario di quello che ci dicono, perché è fatto apposta per omologarci. Ma qua cambieremo. No, esatto. Poi quelli che escono sono sempre quelli che escono sempre un po' fuori dagli schemi, no? Che non sono proprio del tutto omologati. Poi uscite uguali, la mia aspettativa sono sempre gli album, fare un vinile, questa è la mia aspirazione. Ah, quale? Fare un vinile. Fare un bel vinile. Sì. Vedi? Dormire. Anche se quello sta ritornando di moda. Tenerlo sotto al però cuscino. Il vinile caldo. Come no? E poi i sogni vengono strada facendo. Sì. L'importante si è percorrerli. Va bene ragazzi, adesso noi vi diamo, vabbè, degli adesivi, così li potete attaccare, magari li potete decorare un po'. Ah, c'è anche un gadget, c'è anche un gadget nuovo. E c'è anche un gadget. Un gadget, non so, il caffè di Garage Roll. Sì, noi ci serve. Quando avremo soldi, preparare un nuovo album. Oppure se viene qualche amico dalla Russia. Caffè made in Italy. Caffè italiano. Portiamo anche in Italy pure noi. Perfetto, grazie. Dove possono trovare i nostri spettatori? Ci trovano su Facebook. A Carpineto qua in sala prova. Vediamo anche l'indirizzo, la posizione WhatsApp. Così potete trovare Morgan che cercava prima. Anche se per attenzione alle mucche che troverete lì. Sono molte, pericolose. Sono a Scaraggi? Traitori! Località Scaraggi. E poi posso dire una cosa, Carpineto è veramente stata una gita fantastica. È un posto veramente del Lazio, veramente bella. Abbiamo fatto un po' tardi per visitare borgo, però torneremo perché ci piace anche parlare del musica e territorio. Ok. E quindi dicevi sui canali. Ci trovate su Facebook, su Instagram. Stiamo cercando di mettere il disco pure online, quindi su Spotify, Deezer, tutte le piattaforme di cui non mi ricordo tutti i nomi. Quindi lasceremo pure un link in descrizione su YouTube per ascoltare la vostra musica. Ci siamo detti tutto? Sì, io credo di sì. Poi appunto se siete una band e volete partecipare, potete scriverci a garagerroll@gmail.com. Lasciamo l'indirizzo, quasi sono 9 scale. Sì. Ringrazierei
nostro sponsor, il nostro cameraman, che oggi abbiamo una new entry. Ciao Carmine! Dietro. Ciao, ciao grande Carmine, grande! Grande. Va bene, allora un saluto a tutti e ciao! A presto! A presto! Ciao! Ciao! Ciao. Nella prossima puntata di Garage & Roll, una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta tanta musica. Ciao da Garage & Roll.